E bella a tutti ragazzi, sono Rimoldigno e oggi ragazzuoli siamo qua in un video veramente super super divertente. Non vedo l'ora di farlo questo video perché oggi, come avete letto nel titolo, andremo a insultare Papà Rimo per 24 ore. Sì, che bello questi video, li adoro. Raga, per questo video come minimo 20.000 mi piace ragazzi, cioè sto rischiando molto facendo questo video, ma molto molto potrebbero in questo video partire cinquine a non finire. Quindi ragazzi, mi raccomando, un bel like e iscrivetevi al canale. Hai 300.000 iscritti ragazzi, mi lancio giù da un ponte a fare bungee jumping, quindi iscriviti ora. E detto ciò ragazzi, sono le 20.30 di sera, mio padre oggi è in ritardo dal lavoro, deve ancora arrivare a casa. Appena arriva iniziamo con la sfida, ovvero devo insultarlo per più tempo possibile. Proverò per 24 ore ma non ve lo assicuro, perché ragazzi potrebbe finire molto male e ci tengo alla mia faccina. Ragazzi, cercherò di resistere e insultarlo per più tempo possibile per arrivare alle 24 ore, ma so che cederò molto presto, perché appunto, per chi era in live lo sa già, c'è suo papà, ovvero mio nonno, che non sta molto bene e quindi è già in un periodo un po' dove mio papà è già un po' più arrabbiato di sé, oppure è un po' giù di morale. E quindi raga, non voglio andare troppo lì, già questa challenge potrebbe finire malissimo. E quindi scrivete nei commenti forza nonno Rimo ragazzi, let's go. Ok ragazzi, Papà Rimo appena citofonato sta salendo. Di solito io adesso sono chiuso in stanza, di solito appunto quando sono chiuso in stanza passa a salutare dopo che è tornato dal lavoro, raga, e da lì inizieremo a insultarlo, let's go. Per questo scherzo ragazzi ho piazzato una telecamera per ogni stanza. Il regà verrà assurdo perché così riuscirò a spostare e a continuare a insultare mio papà in tutti i posti. Le ho nascoste tutte. Regà, un like per questo video. Ok regà, entrate in casa. Faccio finta, cioè faccio le cose al PC. Ciao Simo, tutto bene? Simo. Ciao, oh, ma cosa vuoi? Non vedi che sto lavorando? Vabbè, ma è un modo di parlare. Sto lavorando, mi disturbi, no? E entri così senza dir nulla, cioè, se fosse... sono inchiuso in camera mia, ci sarà un motivo. Oh, cerca di calmarti, hai capito? Hai capito? No, hai capito tu, non ho capito io. Ma cosa c'è? Cosa ti succede? Sto lavorando, mi continui a disturbare. Cerca di parlare all'educazione, ti sto salutando, che sono appena tornato da... ciao, va bene, adesso che mi hai interrotto puoi andare. Ma che cos'è che c'ha? Che io dico la... ancora che vai avanti? Io non so, ma statene lì da solo. Ma certo, sono qui da solo perché voglio essere lasciato da solo, no? Sì, va bene, vienimi a cercare poi. Vienimi a cercare, va bene, vai avanti. Vai, vai, ciao. Oh, mamma mia. Cioè, sta casa non si può stare neanche un po' tranquilli. Oh, ti muovi a cambiarti? Ti devi dare una mossa, sei lento come la fame. Ma cosa cosa dai, che dobbiamo registrare? Muoviti a cambiare, no? Ascolta un attimo, vedi di calmarti perché guarda che adesso ti tiro uno schiaffone. Ti muovi? Hai capito? Hai capito? Papà, oggi è incredibile. Allora, sei entrato a disturbarmi, adesso ti muovi a cambiarti? Ma cos'è che vuoi? Dobbiamo registrare, ti sbrighi o no a vestirti? Ascolta, mettiti una maglietta e registriamo. Sei arrivato a casa adesso con i tuoi comodi, adesso possiamo andare. Ascolta, vedi di star calmo Simone perché sto perdendo la pazienza. Perdila, io l'ho già persa da 20 minuti, guarda. Che io non ero in giro a giocare, capito? Ti muovi e andiamo in camera mia a registrare. Tu muovi, lo dici a un altro, a me muovermi no, io ci metto il tempo che ma ci vuole. Ma ti sei, sei lento come la fame. Registro, se no non registro un fico secco. Oh, mio nonno era meno lento di te, lo sai. Adesso vai di là Simone perché guarda che il gioco è bello quando è corto, Vai di là. Ma poi come sei conciato, come ti sei vestito? Ma guardati te, ma la smetti? Ma cosa ti sta succedendo? Cioè, boh, io vabbè. Oh, vieni in camera, cosa muovi. Cosa che ti è preso il cervello? Muoviti e basta, dai, svestiti e stai zitto. Chiudi quella porta. Vestiti e stai zitto. Ho detto chiudi la porta. No, non la chiudo. No, io non mi cambio, chiudi la porta. Chiudi te la te. Ma guarda che ignorante di voi. Oh, ignorante a chi? Muoviti. Ma roba da un attimo. Adesso se viene qua ancora, vedi, guarda. Ma ancora sei lì? Ma mi lasci stare o no? Oh, ma sei lento! Io non so, guarda, adesso se Simone... Basta, Simone... non ti parlo più, adesso entri in camera per... Tanto io non registro, va? Vai di là e te ne starai da solo, basta, mi sono rotto le scatole, basta. Oh, ma ti muovi o no ancora?
Vai adesso in bagno, ma ti ho detto che sono già di fretta, cosa vai in bagno? Ma ti sei cambiato, no? Adesso vieni a registrare ancora. Okay, Simone, ascoltami Simone, mi stai facendo diventare armato stasera, vedi di smetterla. Stai facendo arrabbiare tu. Guarda che Simone non provoca. Stai facendo arrabbiare. Simone, non provocarmi ancora perché guarda che finisce male stasera. Io non ce la posso fare. Ma cosa non ti lavi la faccia? Oh papà, ti devi dare una svegliata. Simone, abbassa la voce e non gridare perché guarda che... Ti ho detto che sono di fretta e devo registrare. Ascolta Simone, Simone... Non ti lavi la faccia che sei sporco comunque. Oh ma santa miseria, guarda... Simone, ascolta un attimo, sono stanco Simone. Vedi di smetterla con un comportamento così perché guarda che finisci male, eh? Devi muoverti, ti muovi? La smetti? Ti muovi? Io non so che cosa c'è addosso, guarda Simone... Guarda... Adesso... Adesso va a finire male. Stasera, guarda, sto già a finire che... A finire male. Oh, ti aspetto in camera. Oh, ma cosa devi fare? Fare la manicure? Stai silenzio! Ma cosa gridi? Oh, ti aspetto in stanza. Ma cos'è che c'è nella testa stasera? Ti devi muovere. Ma va. Stai lì nella tua stanza a non farti vedere almeno fino a domani, guarda. Ascolta, se vuoi sono qua per registrare, eh? Dai, capito? Ma oh, allora, cioè, alla buona ora, dopo mezz'ora che ti ho chiamato. Ma cosa? Ma io non lo so, ma guarda... Mezz'ora che ti ho aspettato, ma almeno una scusa per l'attesa. Ma che comportamento è? Barico, non ero mica in giro a giocare, sono venuto a casa per fare il video con te. Ma cos'è? Dimmi se ti credi indispensabile. So, ti credi sono arrivato per registrare? Ma sì, ma se io non sono indispensabile, fatelo te da... Sono arrivato per registrare, se vuoi ci sono, cioè, come se dovessi io fare... Ma, cioè, oh, ma siamo seri? Ma, ascolta, Simone, guarda, io non so cosa ti è capitato addosso stasera, però un comportamento così con te, guarda, è una cosa schifosa. Ma non lo so, ma tu stasera non lo so. Io vengo a casa... Sei più rallentato del solito. Io vengo a casa la sera, sono anche stanco, mi metto per registrare e tu ti comporti così. Oh, ma poveretto, sole, è stanco, il cucciolino. Oh, è stanco. Sì, vedi, guarda che bravo, guarda che... Sì, io cosa credi? Che sono qui a giocare? Sì, vai, infatti tu avrai giocato tutto il giorno, guarda. Ah, ho giocato tutto il giorno, sì. Comunque, guarda, fatelo da solo il video, guarda, così almeno... Ti credi indispensabile, quindi, eh? Sì, senza di te nulla riesco a fare. Visto che non ti servo, fatelo da solo. Sì, va bene. Ma guarda un po', ma che ti credi? Vatti a dare un'altra sciacquata che si sente da qua l'odore delle tue ascelle ancora sudate. Va che c'è tutto un limite, Simone, adesso ti tiro anche uno. Vai. Perché il imbarazzante, sai. Corto, imbarazzante. Sì. Va bene. Imbarazzante. Regà, lo sto portando al limite. Mo mi tira un ceffone. Ora vediamo dove è andato. Oh, ancora in giro che vaghi? Ti muovi? Ascolta Simone. È preparato da mangiare? Ascolta Simone, non rivolgerti così. Ho registrato, c'ho fame, voglio mangiare. Hai fatto qualcosa di utile nella tua vita? Nella tua giornata hai fatto qualcosa di utile? Allora, ti ho già detto... No, adesso vado dalla mamma. Ascolta, ti ho detto di abbassare la voce, capito? Adesso... ha fatto qualcosa questo... Poi sta zitto! Dai, fai da mangiare! Va che te la tiro, Simone! Fai da mangiare! Ti ho detto di finirla stasera! Ti ho detto di finirla che guarda che... Che lenta! Guarda che c'ho qua che mi prendono le mani, Stai attento, Simone! Stai attento, Basta adesso, Basta! Ti ho detto basta, Mamma mia! Ti ho detto basta, Simone! Guarda che mi sta scappando le lingue. Ma mi vieni dietro? Ascolta un attimo, Simone. Cosa sei, il mio cagnolino? Mamma mia, io non so, cioè ti giuro, questo qua è proprio andato fuori di cotenna, io non so che cosa c'è successo. Guarda, io non lo so cosa devo fare, guarda, adesso... Oh, ma fai da mangiare? Oh, una cosa utile devi fare. Una cosa utile è prepararmi da mangiare. Ho registrato, già ci hai messo un'ora per entrare in casa e per fare i tuoi comodi, adesso almeno vorrei mangiare. Ascolta, allora, ascolta, vieni qui.
Ascolta, Simone. Oh, mi stai facendo perdere tanto di quel tempo oggi. Ascolta, Simone. Dai, su, che sera. Allora, adesso, Simone, sì, o ti fermi, ragioni e mi dici cosa stai facendo, perché guarda che io una roba così non l'ho mai vista, Simone. Allora, o ti calmi, oh, ma ti oppure... sei... A parte che... Adesso io prendo e me ne vado fuori a fare un giro. Ti sei lavato? Madonna, ma veramente? Ma datti una sciacquata! Ma guarda che maleducato, ma chi ti... Chiara, ma guarda cosa dice, ma ti rendi conto? Guarda, se non discutere già sono abbastanza... Ma non lo so, non prepara neanche da mangiare, è l'unica cosa che deve fare inutile durante la giornata. Ma non lo so, oggi qua tutti sono tutti così. Ascolta, Chiara, io allora, sai cosa faccio? Sai cosa faccio? Basta, mi cambio e non registro più niente, basta. Vai a registrare! Ma ancora che si crede indispensabile sto ragazzo. Ok ragazzi, sono 20 minuti che sono chiuso qua in stanza. Nessuno mi ha più detto nulla, mio padre non parla più, non è... È arrabbiatissimo secondo me, raga. Io ci devo anche mangiare, c'ho una fame. Adesso lo chiamo e vediamo. Pa! Oh! Ancora questo qua. Pa! Ma la smetti di urlare? Ma la vuoi smettere o no? Ma la vuoi smettere? Basta adesso, t'ho detto, eh. Tanto che io non registro più niente con te, capito? E devo chiedere scusa? Vergognati, tu mi devi chiedere scusa. Io a te? Perché è una roba schifosa la cosa che hai fatto stasera. Vergognati. Ma ti sei visto? Vergognati, Simone, vergognati. E ti meriti di star qua da solo stasera. Vergognati. Ma ti sei visto? E non rivolgermi più la parola, hai capito? Vabbè. Adesso basta, eh. Adesso basta perché è sera, eh. Mi hai fatto mangiare almeno? Smettila, Simone, perché guarda che no, non ce la faccio proprio più, Simone. Comunque devo dirti una roba. Hai capito? Devo dirti una roba. Dico che devi star zitto e basta, okay? Ti devo dire una... Posso dirti una cosa? Okay. Posso dirti una cosa? Vieni un po' più avanti, vieni dentro. Smettila. Vieni un attimo. Ma la vuoi smettere? Oggi siamo qui, nel video, insulto mio papà per 24 ore. Ti volevo insultare per 24... No, 24 ore non ce la faccio, raga. Okay. Stanno non mi dava da mangiare, se no... Ed è una telecamera in ogni stanza. C'è una telecamera da te in casa, in camera tua, in soggiorno, in bagno. Guarda, si diverte sempre così, guarda. Regale leggendario. Lasciami andare di là, guarda, lasciami andare di là. No, raga, non riuscivo ad andare avanti a insultarlo ancora. Lasciami andare di là. No, raga, non ce la facevo, non ce la facevo. Non ne posso proprio più, guarda, non ne posso proprio più. Mi stai proprio... sono proprio arrivato. Scherzavo, non ti voglio bene, fa, non te le dire mai quelle cose. Dai, è uno scherzo per il video. Sì, uno scherzo, adesso mi hai detto che è uno scherzo. Eh no. Sì, vabbè, ma le cose che dicevo prima era tutto per uno scherzo, dai, su, non prendertelo. Ciao. Raga, 20.000 mi piace. Rimo, the king!